Nell'82 sono venuta a vivere in Canada e quindi sono nata in Italia. E l'immigrazione senza dubbio non è stato facile, non parlavo la lingua, mi sono trovata anche da sola con due bambini all'epoca e in più non avevo i permessi di lavoro, quindi ero legale in Canada. Durante quei 7 anni nella mia vita è successo di tutto di più, ma soprattutto che ho conosciuto Dio, ho cominciato ad avere una crescita spirituale non indifferente e a costruire una relazione con Gesù. Nel giro di 3 anni divenni multimilionaria nel settore dei franchise, nel settore estetico, facevo distribuzione di apparecchiature elettromedicali in tutto il Nord America e US. Ho 3 figli stupendi. Ho un figlio che ha 29 anni ed è ministro della Chiesa. Ho una figlia di 22 anni, stupenda, che mi ha dato un nipotino stupendo di 5 anni. Abbiamo una relazione incredibile. E una bimba di 14 anni. Chiaramente adesso è il periodo che mi sto godendo la piccolina di 14 anni. Penso che non è facile, senza dubbio. È una domanda che spesso mi viene fatta, quella: come fai a essere mamma, donna d'affari, aprire un continente intero, girare il mondo? Io penso che dove ci sia la preghiera, dove si prega c'è unione, dove si prega c'è amore. Non è il quanto tempo che ti dai, ma è la qualità del tuo tempo che dai ai tuoi figli. Network marketing è una cosa che ho sempre odiato, purtroppo, e l'ho sempre vista come, senza dubbio, non un lavoro per me, con l'introduzione della potenza dell'internet. Quindi quello che io vidi erano i franchise virtuali a livello mondiale. Potevo adesso sviluppare dei franchise a livello mondiale, avere un sacco di persone dal quale prendere delle royalty su quello che consumavano o vendevano. E quindi non vedevo più il network marketing come quello che si poteva vedere 40-50 anni fa, diciamo, quando ebbe inizio. Il mio nome è Silvia Fontana. Fondamentalmente sono una missionaria, questo è ciò che amo di più, e sono Osea.